Ogni anno andiamo giù a trovare la famiglia, i miei genitori, gli zii e la zia. A David piace passare del tempo con i suoi nonni. Il medico mi ha detto che è importante rimanere a riposo, ma che potevo viaggiare comunque. Non ci sono controindicazioni per prendere l'aereo durante la 27esima settimana di gravidanza e siccome il ritorno era previsto 15 giorni dopo, nella 29esima settimana, il medico ha detto che non c'erano problemi. La gravidanza è stata finora senza complicazioni. Non c'erano controindicazioni tali da dover rinunciare a questo viaggio. La compagnia aerea stessa pone il limite di viaggiare solo fino all'ottavo mese di gravidanza. Dopo questa data non è consentito viaggiare in aereo. Il 1 agosto sul posto avevo visto un dottore per una visita medica, che è andata bene. Tutto andava bene e non avevo alcun segno di un parto programmato. Il bambino non era ancora girato. Così il 2 agosto, quando ho provato dolore, non ho mai pensato che fosse legato ad un possibile parto. Pensavamo che fossero i reni o altre complicazioni legate alla gravidanza, ma non abbiamo pensato che fossero delle contrazioni. Abbiamo deciso di andare in ospedale e controllare tutto. Quindi quando sono entrata in ospedale è stato necessario fare molto rapidamente e siccome il bambino non era girato abbiamo dovuto fare un taglio cesareo d'urgenza che richiedeva che fossi completamente addormentata. Mi ricordo di aver detto loro: non ho intenzione di partorire, il mio termine è per la fine di ottobre, e alle 16:19 è nato Lenny. In quel momento, quando mi annunciano: è papà di un maschietto, ho l'impressione che il cielo mi sia caduto sulla testa, perché non volevamo che accadesse così. Desideravamo un parto normale come quello di David, a casa, in Svizzera. E invece ci siamo ritrovati durante le vacanze in un ospedale che non conoscevamo. In generale riceviamo 7.000 richieste di assistenza l'anno, di cui 2.000 per assistenze sanitarie a causa di malattie o di incidenti. Questo genera circa 900 rimpatri, tutti organizzati qui. Nel caso del piccolo Lenny, un rimpatrio di un neonato è una cosa molto rara. Dopo 3 settimane, i medici del posto hanno trovato che Lenny era stabile per essere trasferito in un altro ospedale, per poter proseguire le cure e finire di crescere. Poi abbiamo pensato che sarebbe stato più facile per noi se fossimo stati a casa in Svizzera, dato che mio marito e David erano già tornati. L'unico motivo per cui sono tornato in Svizzera è che ho dovuto preparare il primo giorno di scuola elementare di David. È stato molto difficile lasciare una parte della famiglia là. L'indomani del mio rientro, mia moglie mi annuncia che ha cambiato ospedale per quello di Penafiel, più in periferia. In quel momento ho pensato che si potesse fare qualcosa per essere rimpatriati. Così ho telefonato all'assicurazione malattia di Lenny, che avevamo stipulato, ma purtroppo le complementari che copre questo tipo di situazione era applicabile solo dal 2 settembre. Appena dopo ho chiamato il TCS. Mi hanno semplicemente detto che mi avrebbero richiamato in mezz'ora per confermarmi che tutto è in ordine e per spiegarmi il seguito. Mi hanno chiamato mezz'ora dopo e tutto si è svolto ad una velocità fenomenale. La centrale lavora 24 ore su 24, 7 ore su 7. I dipendenti qui sono incaricati dell'assistenza, parlano tutti almeno 2 delle 3 lingue nazionali, essendo il francese e il tedesco obbligatori. Inoltre, ognuno parla la propria lingua, tanto che qui si parlano 15 di lingue, compreso naturalmente l'inglese. Riceviamo chiamate sanitarie in diretta da persone che compongono il numero di emergenza ETI. Da lì raccogliamo con le persone interessate tutte le informazioni necessarie per valutare la situazione. La valutazione medica è fatta dai nostri medici della sede centrale, che potranno così vedere in diretta ciò che succede al nostro socio all'estero, che sia indirettamente con lui, la sua famiglia o con gli ospedali. In seguito prendiamo una decisione di rimpatrio e a seconda di quanto definito organizziamo. Un volo di linea, con o senza assistenza medica, un'ambulanza per brevi distanze o anche un aereo medico come nel caso odierno per emergenze come quella di un bambino prematuro. Yeah.
Sono contenta di vedervi, è stata un'emozione, potremo tornare a casa. Il trasporto di ritorno di un bambino a questa età è sempre una grande sfida e non è molto comune. Si tratta di un caso particolare per i requisiti tecnici e anche per le esigenze dell'equipaggio, in particolare dei medici e dell'infermiera specializzata che deve accompagnare il trasporto. Spezialisierte Krankenschwester, die diesen Transport begleiten muss. In un caso simile abbiamo fatto appello ad un trasportatore che poteva organizzare molto rapidamente il rientro del bambino prematuro. Ci prendiamo cura in maniera personalizzata della famiglia sul posto e della famiglia in Svizzera per l'accoglienza. Ogni caso è unico. Mi ha sorpreso l'organizzazione. Siamo arrivati all'aeroporto, ci stavano aspettando per guidarci, l'auto ci stava aspettando. Ho l'impressione di arrivare davanti all'aereo e di non aver visto niente, talmente è stato veloce. Mi rallegravo di vederli arrivare perché sapevo che tutto era stato messo in atto per fare in modo che ciò avvenisse nelle migliori condizioni possibili. Questo arrivo all'aeroporto di Payern è stato davvero qualcosa di favoloso, una bella esperienza. Quando un colonnello ti viene a prendere all'ingresso e ti accompagna fino alla pista, hai l'impressione che l'aeroporto si fermi per te. Per un piccolo bambino di 1,3 kg, è stato davvero impressionante. Mi ha fatto molto bene, avevo bisogno di ritrovare la mia famiglia e che fossimo di nuovo tutte e quattro riuniti. È difficile trovare un aggettivo per descrivere il TCS, perché onestamente sono davvero stupito. Sono sorpreso dalla velocità di elaborazione, dalle risorse messe in atto e poi dal lato umano di tutte le persone che hanno contribuito a questo rimpatrio. De tous les gens qui ont contribué à ce rapatriement.